Bruno, l'altro giorno parlavamo di un disco, scopro che tu hai registrato quel disco di Elisa molti anni fa, e allora ti ho invitato qui da me, abbiamo montato tutto il tuo kit per ricreare quell'atmosfera di questi brani bellissimi e abbiamo tirato fuori anche qualcosa di didattico, tra l'altro. Siamo riusciti a fare anche questo. Mi racconti com'è andata? Cioè, tu vai a fare sto disco con Elisa in maniera totalmente inaspettata, perché ho ricevuto una telefonata di sera di sabato e mi sono ritrovato a dover correre a casa a prendere la batteria per provinare dei pezzi, ma non sapevo se sarebbe stata tenuta la roba che registravo. E la prima domanda che ho fatto è stata: ma Elisa è in studio? No, Elisa non c'è stasera. Perché, ok, allora sono un pochino più tranquillo. E quindi ho preso la mia batteria, i pezzi che il produttore mi aveva chiesto di portare, e sono andato là convinto di registrare il seguito dei pezzi, che dei brani che noi avevamo nelle orecchie, no? E quindi la preoccupazione era: oddio, nel primo disco c'è Steve Smith, come faccio adesso, no? E sono arrivato in studio e quando ho sentito la musica sono stato proprio avvolto da questa atmosfera piena di elettronica. Piena, proprio avvolto dalla magia di quei brani, no? E ho capito in un secondo che di sicuro non avrei suonato a quel volume con quell'intenzione, ma avrei dovuto fare un qualcosa di totalmente diverso, come poi è stato. Il disco è Azealous World. Sì. Da che pezzo partiamo? Partiamo dalla title track, Azealous World. Che c'è un groove molto bellino, me lo spieghi? Dai, vai a suonare, sì. Va. Nella seconda strofa di questo brano troviamo una parte che si compone in realtà di due elementi, uno lineare e uno fatto di unisoni. Adesso cerco di spiegarvi prima l'elemento lineare, che in realtà si costituisce con un paradiddle-diddle, ok? E questo paradiddle-diddle viene modulato su questo 6 ottavi, perché il paradiddle-diddle chiaramente è fatto di 6 colpi e noi in realtà, se usiamo i 16esimi, su ogni beat ne abbiamo 4 a disposizione, ma è estremamente facile. Adesso vi faccio vedere com'è fatto. A questo elemento lineare andiamo ad unire un elemento non lineare fatto di unisoni, che prevede di suonare il Charleston su tutti e 6 gli ottavi, il ride come raddoppio del Charleston e il rullante diventa quindi un elemento di variazione. Andiamo a sentirlo anche questo slegato dall'altro. Adesso sentiamo i due pattern uniti e l'effetto che creano. Come esercizio di tecnica è ovviamente possibile anche cercare di suonare questo esercizio a velocità più sostenuta di quella del brano, ed sarà sicuramente un ottimo esercizio per lavorare sui vostri tempi even 8, anche in 6 ottavi.
Upside Down, secondo brano, bellissimo. Qua fai un bellissimo gioco sui tom, con le dinamiche. Il brano veramente bello, veramente pieno di dinamica e soprattutto pieno di libertà, perché c'è questo crescendo anche all'interno del brano, a metà del brano, dove io sono totalmente libero di gestire questi sedicesimi che devono crescere, no? Il più possibile. Si parte proprio da un volume quasi inesistente e si cerca di farli crescere con qualche abbellimento, e l'abbiamo fatto un pochino di volte. Poi ho una storia incredibile, perché la take che abbiamo scelto è stata persa per un problema, no. Sì, momentaneamente. E Luca, due giorni dopo, perché noi poi l'abbiamo riregistrata, l'ha ritrovata mettendo in sincro il click delle cuffie della sala di ripresa, e questo ce l'ha detto dopo, che noi l'avevamo già reincisa. Allora cosa abbiamo fatto? Le abbiamo riascoltate tutte e due, però ci siamo resi conto che la prima take, quella originale, era più bella. Succede in questo brano, anch'esso in 6, anch'esso in tempo ternario, è qualcosa di estremamente semplice. Innanzitutto la caratteristica è che il rullante non ha la cordiera, ok? Quindi sentite il rullante suonato come fosse appunto un suono tribale, di fatto ha un po' questo sound tribale, e per il resto sono quasi tutti colpi singoli, quindi si tratta di suonare questi colpi singoli in 6 con un discreto grado di dinamica, quindi provate da pianissimo a fortissimo, ok? E cercate con questi colpi singoli di variare gli accenti. Come avete sentito, ho usato qualche buzz roll, ho usato tanta dinamica, anche qualche colpo doppio, quindi ho draggato qualcuno dei colpi che stavo suonando, ma in buona sostanza è quasi tutto quanto fatto a colpi singoli. Si tratta semplicemente di avere fantasia, di usare il più possibile le timbriche anche distanti tra loro, come uno splash, subito dopo un timpano, la campana del ride, piuttosto che un piatto, cercando di essere continui, di avere un buon flow e cercando di essere il più possibile musicali. Ma quindi come te la sei cavata nel momento in cui tu arrivi con un'idea in testa, tra l'altro eri molto giovane, ti aspetti una cosa, ti trovi lì con tutta questa libertà, questa creatività che devi tirar fuori? La prima cosa che ho capito è che in quel disco l'elettronica era tanto importante quanto la batteria, quindi eravamo in due in pratica, c'era la parte elettronica e c'ero io. E io dentro quell'elettronica mi ci dovevo infilare con un mondo totalmente acustico, quindi sono andato a pescare anche delle idee dal jazz, sono andato a pescare da altri mondi perché diventassero complementari i due suoni. E è stata un po' quella la sfida, quindi era totalmente il contrario di quello che mi aspettavo. Elisa era in un momento creativo meraviglioso in cui stava ascoltando tanto Björk, stava ascoltando diversi artisti, quindi io mi sono calato totalmente dentro quel mondo, e gli anni successivi spesi poi con lei in tour sono stati anche quelli anni di una crescita personale importantissima, perché sono stato esposto a tutti gli ascolti e tutti gli amori musicali che aveva Elisa in quel momento, il Sigur Rós, sì. Piuttosto che Portishead.
Ci tenevo a dire una cosa, che io ho suonato con Elisa nel 2000, nel 2001, fino al 2002, quindi nei tour di Azealia's World, Then Comes the Sun, in un momento bellissimo, perché è stato il momento in cui lei ha vinto Sanremo con Luce, abbiamo fatto centinaio, forse di più, di concerti meravigliosi, ma se dovessimo identificare il batterista di Elisa, probabilmente per eccellenza, anzi, perché non vai a intervistare Andrea Fontana? Infatti, perché non vado a intervistare? Lo farò, certamente. Tra l'altro, hai fatto bene a dire sta cosa, perché... ti fa onore, no? Nel senso che chiaramente se pensiamo ai vari batteristi che hanno un po' gravitato nel mondo studio live, Andrea è quello probabilmente più riconoscibile, quindi non è una cosa che tutti avrebbero detto, no? Così. No. Io però ricordo che mi avevi raccontato quando nella prima intervista hai fatto questo periodo, questo disco che a me comunque piace molto, ma io sono fan. Poi ho fatto una piccola reprise nel 2014, ma lì è stata una sostituzione a Victor Indrizzo, abbiamo fatto un festival a Genk in Belgio e così ho avuto l'opportunità anche di misurarmi con brani tipo Ostacoli degli Ostacoli del Cuore, tipo L'Anima Vola, altri brani che adoravo, Swan e altri pezzi che non pensavo che avrei mai suonato e invece... ho fatto grande. Anche questa piccola cosa. È la prima volta effettivamente che faccio un video dove tu hai già suonato qua, avevi fatto sentire delle cose, però dove ufficialmente vieni col kit, mi fai sentire delle cose tue, quindi fammi sapere anche se ti piace. Ci tornerei anche domani, perché visto come si registra, come si sta e come si mangia. No, sono curioso di sapere se ti è piaciuto. Abbiamo fatto una cosa, un racconto divulgativo, no, di una tua esperienza, ma anche c'è qualcosa di tecnico da imparare, poi da te ce ne sono tante di cose da imparare. Quindi ti ringrazio molto, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao!